Bilancio estremamente positivo a chiusura anno per l'associazione sportiva Gymnastics Club di Gela presieduta da Walter Miciche. Ieri al Palacossiga grande festa per ginnasti e famiglie con un saggio spettacolo che ha entusiasmato i presenti. In realtà il 2015 è stato un grande anno pieno di soddisfazione e di grandi successi. L'ultima gara, l'interregionale del cheerleading, proprio con la federazione del cheerleading, ci ha permesso di ottenere ottimi risultati ottenendo i primi posti sul podio. Ma non è soltanto questo, lì è scattata una delle cose che non ci aspettavamo. Praticamente due ginnasti nostre, un maschio e una femmina, sono state convocate per gli europei che si faranno a giugno in Slovenia. E questo insomma in qualche modo è quel tassello che forse mancava in quest'anno sportivo, ok, siamo riusciti ad averlo. È da dire che la Gymnastics Club è avvezza alle soddisfazioni e ai successi. Campioni italiani, campioni regionali, avete sempre consolidato i vostri successi anno dopo anno. Con quali emozioni vivete questa, chiamiamola così, ultima giornata di lavoro che poi invece inaugura la stagione estiva? In realtà il saggio è quella parte di soddisfazione perché facciamo qualcosa che non è tipico delle gare, dove siamo vincolati a determinati obblighi regolamentari. E quindi il saggio ci permette di poter far divertire e fare in modo che il ginnasta, la ginnasta esca fuori nella sua migliore essenza. Quindi mette in scena ed emoziona con una coreografia, come in questo caso dove si metterà in mostra come si cosisce una torta, quindi i pasticceri, usciranno la farina, le uova, il latte. Tutto questo insieme, tutto questo modo di vederlo sotto forma ginnica che non parlata sicuramente creerà delle emozioni al pubblico. Questo è quello che cerchiamo di fare. Step by step si sono raggiunti risultati davvero notevoli. E quali sono i prossimi obiettivi? L'obiettivo, intanto le finali nazionali che partiranno questo mese a giugno, gli europei anche questo mese, poi ripausa per almeno 30 giorni e poi riprenderemo la stagione 2016 perché abbiamo intenzione di fare la categoria di Serie B. In esordio di serata è intervenuto il sindaco di Gela appena eletto, Domenico Messinese, che ha portato il saluto dell'amministrazione comunale. Io intanto ringrazio tutti, sono orgoglioso di essere qui stasera perché iniziamo veramente bene, perché avere la mia prima uscita pubblica in mezzo ai bambini, al futuro di Gela, porta veramente bene e quindi sono veramente contento di aver aderito all'invito che mi hanno fatto per essere qui presente.